con noi non ci sono solo i cittadini di Bronte, non ci sono solo i portavoce del movimento, c'è un pezzo, uno spaccato di questa città. Ci sono anche quelli che comprano i voti in questa città, che li hanno comprati nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra Italia. Qua a guardarci, sono venuti a vederci, a contarci, a vedere chi del paese aveva il coraggio di venire qua in piazza con noi. Noi a queste persone che fanno accordi e patti con la mafia, con i mafiosi da una vita, diciamo che non abbiamo paura, perché voi siete gli uomini del disonore, siete questi uomini e noi siamo la risposta di questo paese a quello che avete fatto, alle vostre malefatte. Il nostro paese sta andando a picco per causa vostra. E noi, e oggi lo dimostra una giornata come questa, noi non abbiamo paura di affrontarvi, di guardarvi in faccia e dirvelo che vi manderemo non solo a casa, ma nei tribunali di questo paese a rispondere del vostro operato, perché è là che dovete stare. Voi che mandate i vostri sgherri a intimidire una persona per bene e poi dite che se li è fatti lui i messaggi minatori e poi venite qua con le vostre facce, fatevi avanti, ditelo qua davanti a tutti che è Davide che si è fatto le minacce da solo, quello che dite dietro le spalle. Sapete chi opera così? I mafiosi. Operano così i mafiosi perché lo hanno fatto con tutti quelli che li hanno combattuti. Lo hanno fatto con Giovanni Falcone, ve lo ricordate l'attentato alla Daura? Noi lo sapevamo da sempre, ora ci sono i verbali nei processi. Subito le cosche dissero: mettete in giro che l'attentato se era fatto lui da solo, Falcone. Vero? Neanche per i morti avevano pietà questi infami. Vero? Ammazzavano i giornalisti e dicevano: non è mafia, no? Non è mafia per Pippo Fava, sono questioni di donne, altro, subito a buttare fango. Ebbene voi cittadini di Bronte lo dovete sapere, ve lo dovete ricordare sempre, quando trovate qualcuno che vi sussurra nell'orecchio, quello se l'è fatta lui la lettera minatoria, voi sappiate che quello è un mafioso o un galoppino dei mafiosi, e questo e non altro. Noi in un anno e mezzo in Parlamento, in Commissione Giustizia, abbiamo combattuto contro gli amici di questi che non volevano e sono riusciti a ottenerla nessuna norma contro la corruzione. Pensate, nessuna norma contro la corruzione. Noi ci siamo battuti per oltre un anno e mezzo per fissare la discussione di una legge sulla corruzione e loro alla fine sono riusciti a partorire niente, perché ancora dal Parlamento non è uscito niente. Ebbene, questi sono talmente compromessi che adesso si presentano a queste elezioni senza nemmeno i loro simboli. Ci avete fatto caso? Si vergognano dei loro simboli perché sanno che sono morti i loro simboli. Li prendono in giro, un simbolo di qua inventato, un simbolo di là, ma sono sempre gli stessi, sono gli amici degli amici, quelli che fanno gli avversari di giorno e di notte, si siedono al tavolo per mettersi d'accordo su come spartirsi la torta. La torta è finita, si stanno mangiando le nostre ossa e noi questo non glielo possiamo permettere. Davide Russo è la persona giusta per questo paese, per farlo rinascere. Ed è di questo che hanno paura, che questo paese possa rinascere con la forza dei cittadini onesti. E voi non glielo permetterete! Non glielo permetterete di bloccarvi, perché la forza della gente per bene, che è in maggioranza,
uomini del disonore in maggioranza a Bronte, è maggioranza in Sicilia ed è maggioranza in Italia, è inarrestabile e vincerà, voi lo sapete, noi pure, lo vedremo fra poco, grazie. Buonasera a tutti, voglio dirvi una cosa, chi è Davide Russo? Davide Russo è uno di quei giovani brontesi, come tutti quei giovani italiani che ha dovuto andare fuori dal proprio paese per trovarsi un futuro, un giovane che si è fatto con le sue mani, un giovane che ha deciso di ritornare nella sua terra, di investire nella sua terra e di fare un programma serio di sviluppo per il suo paese, un programma che è onesto, un programma che è per i cittadini, un programma che porta lavoro ai giovani brontesi, alle persone disoccupate di questo paese. È un giovane che vuole investire, che ha un progetto di vita per questa popolazione. Un giovane di cui le persone qui, qualcuno ha paura perché vuole portare l'onestà, perché vuole portare il lavoro, perché vuole togliere il ricatto del lavoro, perché vuol fare diventare trasparente il comune di questo posto. Ecco, questo è Davide Russo. Davide Russo non è da solo. Davide Russo è Nunzia Catalfo. Davide Russo è Giancarlo Cancellieri. Davide Russo è Vito Crimi. Davide Russo e Mario Giarrusso e Giulia Grillo e Angela Foti, Francesco Cappello, Davide Russo e tutti noi. Quindi se pensate di fare minacce, intimidazioni rivolte a una persona, ricordate che il Movimento 5 Stelle è una comunità di persone che ha un progetto di cambiamento serio, un progetto che va verso la vera libertà del nostro paese. Davide Russo e i candidati del Movimento 5 Stelle presenteranno la lista nei prossimi giorni e sono tutti noi. Grazie.